Ruggeri! Volevo fare l'antichi serenzi! Amore, forza che cominciamo! Compagni, voi tutti sapete chi sono. E perché siamo riuniti qua, oggi. Se siamo qua è per lottare. Questo si sa. Ma contro di chi dobbiamo lottare? Contro i padroni ricchi e prepotenti? Contro i campieri? Contro i male persona? Oppure contro noi stessi? Durante la guerra io ho visto molte cose. Ho capito che è un uomo che si guarda i piedi quando parla. È un uomo di cui non ci si può fidare. Io vi guardo negli occhi, compagni. E vi dico che se vogliamo costruirci un futuro, ce lo dobbiamo costruire con le nostre mani. Perciò questo nemico contro di cui dobbiamo lottare non sono loro i padroni, ma siamo noi stessi. Con le nostre paure che ammazzano la speranza, con i nostri piccoli interessi, con i nostri egoismi. È questo che dobbiamo capire, compagni. Non si nasce schiavi o padroni. Se uno ci vuole diventare, ci diventa. Perciò io ho il coraggio che vi chiedo, compagni. Questa terra che ci ha cresciuto può essere la nostra libertà, il nostro futuro, la nostra speranza. Noi dobbiamo restare uniti, compagni, perché da soli non si cambiano le cose. Ora è il momento di decidere. Chi è a favore dell'occupazione del feudo dello Sciasatto, alza la mano. Bravo Placido, sta cosa ci ha facendo. Calia, calia. Scrivo. Oggi, 10 marzo del 1948, l'assemblea della cooperativa La Mace Terra, riunitasi nei locali della Camera del Lavoro di Corleone, ha deciso all'unanimità l'occupazione delle terre incolte dello Sciasatto.